Buonasera a tutti. Siamo alla terza delle cosiddette parabole della misericordia nel Vangelo di Luca, quelle del capitolo 15. Una parabola che è conosciuta con un titolo assai efficace, il figliol prodigo, ma anche un titolo che fa torto, non riesce a esprimere il messaggio di questo testo, perché questa parabola ha tre personaggi e qui il titolo, il figliol prodigo, ne premia uno e così orienta l'interpretazione della parabola in un senso che ne limita, ne offusca la ricchezza del messaggio. Quindi è molto importante fin dal titolo rimettere a posto le cose, così abbiamo fatto noi chiamandola la parabola del padre misericordioso e dei suoi due figli, il padre misericordioso e i suoi figli. Un po' più lunga, fa meno effetto, ma evidenzia la connessione del ruolo del padre e del ruolo di ambedue i figli, non solo figlio minore. Cercando quindi fin dall'enunciazione del brano a invitare ad avere una visione complessiva, anche se vedremo più complicata, più complessa del contenuto della parabola. Quindi il primo problema è non lasciamoci sviare dal titolo tradizionale di questa parabola. Chiamiamola subito con il suo vero nome, un padre misericordioso e due figli. C'è però un altro tranello a cui occorre sfuggire, è quello di dimenticare che questa parabola è dentro un capitolo del Vangelo che si è aperto con una contestualizzazione di tutte e tre le parabole in esso contenute. Una contestualizzazione che senz'altro dal punto di vista del linguaggio riflette il pensiero dell'Evangelista Luca, ma ha buone probabilità di riflettere l'ambiente storico in cui nacquero tutte e tre queste parabole nella predicazione di Gesù, quell'ambiente che ci viene attestato dalle narrazioni evangeliche in cui Gesù ebbe un confronto continuo, aspro, con gli ambienti religiosi del giudaismo del suo tempo. Un confronto che aveva uno dei punti critici più profondi nell'immagine che Gesù proponeva di Dio, del Padre. Proprio questo è in gioco nelle tre parabole del capitolo 15 di Luca. Per cui se nella formulazione e nello stesso accostamento delle tre parabole dobbiamo riconoscere la mano dell'Evangelista Luca, è altrettanto evidente che i loro contenuti e anche la loro forma è quella di tre parabole che sono uno specchio fedele del confronto, del dialogo tra Gesù e i suoi antagonisti. Quindi è molto importante non staccare questa parabola dal capitolo, dai suoi tre versetti iniziali, che adesso non sto qui a ripresentarli di nuovo, ma che, se permettete, rileggo i tre versetti e poi due parole per ricordarne il senso. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Ecco, di fronte a una visione religiosa largamente condivisa tra gli scribi e che caratterizzava la comunità dei devoti farisei, una visione che separava quanti si trovavano in una situazione di peccato e li emarginava nell'ambito religioso come in quello sociale, Gesù mostrava un atteggiamento del tutto diverso, che scandalizzava, perché il suo era un atteggiamento di inclusione. Costui accoglie, primo esclusione, Gesù include invece. E contro tale incomprensione tra coloro che vogliono escludere e lui che vuole includere, Gesù appunto si affida al linguaggio parabolico, un linguaggio
che si esprime in questo capitolo in tre parabole, per cui quell'espressione iniziale "e disse egli, disse loro", questa parabola non vale soltanto per la prima delle tre, ricordate quella della pecora smarrita, forse si poteva anche tradurre in un modo diverso quell'espressione, ed egli parlò loro nella forma della parabola, con il linguaggio della parabola. E qui vengono giù tutte e tre le parabole con cui egli vuole dimostrare che cosa? Che il opporsi, il rifiutarsi di fronte al suo comportamento verso i peccatori implica il rifiuto del modo con cui Dio stesso, il Padre, si pone di fronte agli uomini. Colui che cerca, colui che fa la gioia, che gioisce e condivide la gioia per il ritrovamento. Ecco, ricordato questo, possiamo entrare nella lettura di questa parabola terza del capitolo 15. E lo facciamo, come sempre, nello spirito della preghiera, invocando la luce dello Spirito Santo, il canto con cui apriamo questo nostro incontro di meditazione della parola. Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina, del ciel la grazia accordaci, tu Creator degli uomini. Chiamato sei Paraclito, e dono dell'Altissimo, sorgente limpidissima, d'amore fiamma vivida. Sette doni mandaci, Onnipotente Spirito, le nostre labbra trepide, in te sapienza tingano. I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici, rinvigorisci l'anima, nei nostri corpi deboli. Dal male tu ci liberi, serena pace affrettaci, con te vogliamo vincere ogni mortal pericolo. Il Padre tu rivelaci, e il Figlio unigenito, per sempre tutti credano in te, Divino Spirito. Amen. Andiamo per ascoltare il testo di questa parabola, che ha uno sviluppo più lungo rispetto alle due parabole su cui ci siamo soffermati la settimana scorsa. Una parabola che è articolata in due parti: la prima mette a confronto il figlio minore con il padre, poi il padre con il figlio maggiore. Ma all'interno della prima parte è possibile dividere due scene tra loro ben articolate. Per cui nella lettura del testo noi divideremo il testo stesso in tre momenti.
ascoltiamo il primo di questi momenti, che sarebbe la prima scena della prima parte della parabola. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Potremmo definire questa prima sezione della parabola il percorso di un uomo perduto, andata e ritorno. La scena comincia in una casa in cui non appaiono però personaggi femminili. La madre non esiste, sembrerebbe, in questa famiglia, un po' strano per la nostra sensibilità, tanto più che ciò che è in gioco sono appunto i rapporti familiari. Però lo è di meno questa stranezza se si considera la posizione del tutto marginale della donna nella società del tempo. Ancor meno lo è se al fondo di tutta la vicenda è il tema del rapporto tra un padre e i suoi figli. Nella casa di quest'uomo avviene una lacerazione. Uno dei due figli, il più giovane, chiede una autonomia che a quanto pare non gli sembra di godere nella cerchia familiare. Perché l'autonomia sia possibile, diventare autonomo, ha bisogno di un adeguato supporto economico. Ed è quanto reclama dal padre, chiedendo che gli venga attribuita la parte ereditaria dei beni familiari, la parte che gli spettava, presumibilmente, secondo il diritto del tempo, la metà di quanto invece sarebbe spettato al fratello maggiore, un terzo del patrimonio. Nel racconto nulla sembra gettare una luce negativa su questa richiesta. Non è deplorato questo giovane per aver richiesto la parte del patrimonio che gli spettava per potersi distaccare. Da un punto di vista sociale, questa scelta, questa richiesta, si colloca bene nella situazione del tempo, che vedeva non pochi giudei allontanarsi dalla terra dei padri in cerca di spazi più ampi, al punto che al tempo di Gesù, a fronte di 500.000 di giudei che abitavano in Palestina, erano ormai 4 milioni i giudei che abitavano nella cosiddetta diaspora, cioè nelle varie città sia dell'Oriente, Babilonia, eccetera, sia delle città intorno al Mar Mediterraneo. Fatti come quello narrato da Gesù nella parabola, quindi, non dovevano essere rari. La ricerca, quindi, di avere degli spazi maggiori per vivere, per investire, per avere una vita più comoda. E spiegavano la presenza di queste colonie giudaiche, di solito dedite prevalentemente al commercio, con notevoli risorse economiche. E proprio la ricchezza di queste colonie
d'origine a quei sentimenti antisemiti che nascono in questo periodo e poi si perpetueranno nei secoli successivi, ahimè, fino ai nostri tempi. E questa, diciamo così, questo appartenere dei giudei, delle colonie, della diaspora a una situazione economica benestante che faceva invidia ovviamente presso il resto della società. La scelta di questo giovane sembra preludere a tutto questo, come indica la sua decisione di andare in un paese lontano. Dire lontano significa dire un paese pagano. La decisione è netta e l'esecuzione è subitanea. In breve, il volto del figlio minore scompare dalla casa paterna, ma come vedremo non scompare dal cuore del padre. Che a fare la scelta della indipendenza sia il figlio minore può avere anche una qualche valenza sul piano del messaggio che Gesù ci vuole trasmettere, perché non possiamo dimenticare che nell'antica storia di Israele più di una volta il minore appare favorito della elezione divina rispetto al maggiore. Ricordate anzitutto Giacobbe, il secondogenito di Isacco, che prende il sopravvento sul maggiore Esaù. E si ripete nella famiglia di Giacobbe questo, con il ruolo emergente dell'ultimo dei figli, che sarà prima Giuseppe, poi quando Giuseppe sarà venduto in Egitto, il ruolo del Beniamino viene preso appunto dal Beniamino. Questa parola nasce appunto dalla centralità che assume il più piccolo nella famiglia. Ma nel giovane figlio della parabola, il lettore cristiano poteva anche vedere in filigrana l'immagine dei nuovi membri della comunità, i nuovi convertiti, che erano chiamati appunto i giovani. Quando leggete nel secondo capitolo della prima lettera di Giovanni, l'appello ai giovani, non immaginate dei ragazzi. I giovani sono i neofiti, sono coloro che sono appena arrivati alla fede, neoteroi. Se stesso accade negli Atti, quando sono i giovani che portano via il cadavere di, aiutatemi, nella morte delle, di colui che non confessa di aver venduto totalmente la propria proprietà e di fronte Anania e Saffira. Con il passare del tempo questi qui, i neoteroi, i giovani, erano soprattutto gente che proveniva dal paganesimo, e anche tra questi giovani non sempre l'entusiasmo aveva durata, per cui non mancavano le defezioni contro cui appunto mette in guardia l'apostolo Giovanni. Si affacciano sull'orizzonte del nostro racconto quindi il tema della elezione divina, ma anche quello del possibile tradimento della fede. Non diventano temi preponderanti, però possono svolgere un loro ruolo nella rilettura ecclesiale della parabola di Gesù. Un'ultima annotazione merita ancora il vocabolario dei passaggi introduttivi della parabola. Nel descrivere ciò che il giovane chiede al padre, la parabola dice che egli vuole che gli sia data la sua parte di patrimonio, usia in greco. Mentre quando invece la narrazione va a descrivere cosa il padre fa nel dargli questa parte, allora si dice che egli divide tra i figli non più il patrimonio, ma le sue sostanze, bios, la vita. Quindi nel primo caso, dal punto di vista del figlio, ciò che è sottolineato è la materialità dei beni in quanto sono disponibili. Patrimonio. Mentre nel secondo caso, l'occhio con cui guarda il padre le cose, ne è evidenziata la finalità che questi beni hanno di essere mezzi in grado di sostenere la vita, le sostanze, le risorse per l'esistenza. Agli occhi del figlio, ciò che conta è avere dei beni disponibili.
Agli occhi del padre, invece, l'aver dato al figlio quanto gli sarà necessario per sostentarsi, per vivere. Per l'uno, figlio, sono le cose che contano, l'avere. Per l'altro, il padre, ciò che conta è la vita. Quel che doveva servire per vivere, di fatto poi serve a ben altro, perché il figlio trasforma anzitutto probabilmente i beni in denaro. Se ne va e, giunto in questo paese straniero, che ha fatto meta del suo allontanamento, della sua autonomia, sperpera i beni ricevuti in una vita dissoluta. Più avanti ci verrà detto che a godere dei suoi soldi, lo accuserà così il fratello maggiore, furono le prostitute. E così il racconto farà della licenziosità sessuale il paradigma di tutte le modalità con cui questo denaro viene sperperato, dilapidato. Qui emerge il peccato del figlio minore, non l'aver chiesto l'autonomia, un'autonomia che poteva anche assumere i caratteri positivi di una crescita. Me ne vado e cresco in responsabilità e faccio crescere i beni che mi sono affidati. Il peccato che cos'è? L'aver scambiato ciò che serviva per la vita, le sostanze, in ciò che è servito per l'asservimento suo. La ricchezza della vita viene affogata nello sperpero della dissolutezza. Quindi invece di vivere si fa servo del proprio istinto e delle proprie dissolutezze. Così che egli si trova a questo punto ormai privo dei beni che gli dovevano dare la vita. E il figlio deve quindi affrontare una nuova avversità. Se la prima l'aveva causata egli stesso, sperperando i beni, questa gli piomba addosso da come va il mondo. E le vicende del mondo prevedono anche che possano accadere delle carestie abbastanza frequenti in Oriente. Si abbatte una carestia sulla regione, aggrava ulteriormente la sua condizione, che diventa ormai una condizione di non solo di mancanza di sostanze, ma di vera e propria povertà. Parlare di carestia non rimane senza eco nella mente di un lettore delle scritture. Non si può dimenticare come sia una carestia a dare una svolta, però questa volta positiva, alla vita di Giuseppe in Egitto, e poi quella di Tobia, che a causa della carestia appunto si allontana e poi trova la moglie, la sposa della sua vita. E questo grazie alla loro rettitudine, però, sia di Giuseppe che di Tobia. Ma in qualche modo anche nella nostra vicenda la carestia muove il protagonista, ma lo muove a quell'ultimo passo che gli fa assaporare l'amarezza della perdita, non solo dei beni, ma la perdita perfino della dignità umana. Però prima di arrivare a questo, il racconto si preoccupa di indicare la situazione in cui il giovane è venuto a trovarsi come una situazione di bisogno. La mancanza è ovviamente in prima istanza quella materiale, dei mezzi con cui sostentarsi. Egli cominciò a trovarsi nel bisogno, gli manca i mezzi materiali. Ma non possiamo dimenticare che nella teologia cristiana è la condizione umana in quanto tale, dopo il peccato, che è caratterizzata dalla mancanza. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dice: tutti hanno peccato e sono privi, sono mancanti della gloria di Dio. Nell'esperienza del giovane viene a emergere un tratto, la privazione, la mancanza, che va ben oltre la sfera economica, va ben oltre anche la condizione personale di un peccatore, di quel peccatore, ma ci tocca tutti, in quanto tutti siamo membra di una comunità corrotta dal peccato, mancante della gloria di Dio, bisognosa di redenzione. Continua perciò Paolo, questo capitolo 3 della lettera ai Romani: ma tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, la grazia di Dio,
per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi tutti in questa condizione di mancanza, tutti bisognosi di redenzione. Ecco, cominciamo a comprendere che quello sguardo di sospetto che scribi e farisei gettavano sui peccatori che si accostavano a Gesù, questi, Gesù, chiede che si allarghi a 360 gradi e includa anzitutto chi guarda, proprio loro. Anche loro non possono tirarsi fuori dalla condizione del peccato. La parabola non tratta dei peccatori, di qualche peccatore specifico, ma della condizione umana come condizione di peccato. Figlio minore non sono gli altri cattivi, figlio minore siamo noi, siamo tutti. Se questi quindi avrà bisogno di misericordia, di non minore misericordia, abbiamo bisogno tutti. Questo è il messaggio fondamentale che dobbiamo comprendere. Qui non stiamo trattando di una categoria dei peccatori, stiamo trattando di noi in quanto ci riconosciamo peccatori e quindi bisognosi di redenzione e di misericordia. Di qui, secondo Papa Francesco, l'urgenza che la Chiesa rinnovi l'annuncio della misericordia del nostro tempo. E per motivare questo fa proprie le parole del suo predecessore San Giovanni Paolo II. Questa citazione è tratta dal numero 2 della Dives in Misericordia, una delle prime encicliche di Papa Wojtyła. La mentalità contemporanea, scriveva Giovanni Paolo II, forse più di quella dell'uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l'idea stessa della misericordia. Non abbiamo bisogno. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l'uomo, il quale, grazie all'enorme sviluppo della scienza e della tecnica, non mai prima conosciuta nella storia, è diventato padrone e ha soggiogato e dominato la terra. Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e superficialmente, sembra che non lasci spazio alla misericordia. Non abbiamo bisogno di nulla. Ed è per questo che nell'odierna situazione della Chiesa e del mondo, conclude Giovanni Paolo II, molti uomini, molti ambienti, guidati da un vivo senso di fede, si rivolgono, direi quasi spontaneamente, alla misericordia di Dio, proprio la percezione. L'autonomia a cui si riferisce il Papa è diversa da quella che ha fatto la sua comparsa all'inizio della parabola. Non indica la responsabilità dell'uomo di costruire il proprio futuro, che era quel che poteva fare il giovane figlio, ma il pensare che questo futuro possa, anzi debba, essere fatto a prescindere da Dio e dal bene che gli pone nelle nostre mani. In tale prospettiva si può leggere la parabola nostra come una evoluzione dell'uomo da una vita vissuta con riferimento a ciò che lo costituisce come figlio, il legame con il padre, anche nella sua autonomia, ma sempre figlio di un padre che gli ha dato le sostanze, la vita, i beni che gli sono affidati, e a una vita invece in cui questi beni vengono perduti, ma non si ha nulla per sostituirli. Torno alla narrazione, che ci informa come, una volta resosi conto della mancanza in cui la sua vita è precipitata, il figlio minore fa due passi ulteriori che ne incrinano questa volta non il suo avere, ma il suo essere, la sua identità. Egli si unisce a un pagano e così perde il proprio stato religioso e la propria autonomia. Il percorso che era iniziato come una ricerca di autonomia si conclude con la sua perdita, diventa un servo. Diventa un legame che il giovane caduto in miseria cerca e trova in un uomo della regione, un cittadino del luogo che, in quanto alleva dei porci, non può che essere un pagano. Il maiale era infatti ritenuto un animale impuro dagli ebrei. Le sue carni non dovevano essere mangiate, quindi il contatto con il maiale avrebbe provocato una impurità rituale tale da impedire l'accesso al culto. C'era un detto dei rabbini che recitava: maledetto l'uomo
che alleva porci. Accettando la condizione di mandriano di porci, il figlio minore appare rinunciare quindi alla sua identità religiosa ebraica. Rinuncia alla sua purezza legale. Ma non meno significativo è il fatto che gli si faccia servo di un altro uomo, da uomo libero, da uomo autonomo è diventato servo. Il testo non parla di schiavitù, ma la sua libertà è ormai ferita dal momento che c'è chi gli comanda, gli impone un lavoro umiliante, lo mandò nei sei campi a pascolare i porci, da una ricerca di autonomia a una condizione di servitù. Questo è il percorso umiliante e degradante che fa questo figlio. E si giunge al punto più basso della degradazione, non si finisce qui, perché il giovane, per mantenersi in vita, giunge a desiderare il cibo che veniva riservato agli stessi porci, le carrube. Ormai la sua condizione è giunta a un livello non solo subumano, ma addirittura animale, anzi inferiore a quello degli animali, perché lui desidera le carrube, ma le carrube sono per i porci e non per lui. A lui anche il cibo da animali viene negato, nessuno gliene dava, sottolinea il testo. Come a dire che il punto più abissale della condizione dell'uomo peccatore è essere solo. Non ha più un padre, sta sotto gli altri uomini, sta insieme agli animali, ma sta sotto gli animali, è la solitudine assoluta. Allontanatosi dal padre, se perdi il rapporto con il padre, ti ritrovi solo, abbandonato anche dagli uomini. L'immagine che Gesù offre di questo figlio minore è fin troppo trasparente. Non ho molto da spiegare qui. Il suo allontanamento dalla casa del padre è immagine della separazione di Dio da Dio, che è la natura più profonda del peccato. Peccare significa separarsi da Dio, come questo figlio si separa dal padre. La condizione miserevole e degradata in cui precipita chi ha usato la propria autonomia per un uso indebito dei beni e la loro dissipazione sta a dire la perdita della gloria dell'uomo in quanto immagine di Dio. Citazione di San Paolo abbiamo fatto. Nella convivenza con il mondo animale, nella emarginazione totale dagli altri uomini. Nessuno gli dava qualcosa da mangiare, neanche le carrube. Un proverbio rabbinico di nuovo ci aiuta a capire il senso di questi particolari che Gesù inserisce nella parabola. Diceva così: quando gli israeliti sono costretti a mangiare le carrube, si convertono. Cioè, per arrivare a capire a che punto sei arrivato della tua degradazione, devi arrivare a mangiare le carrube. Il nostro figlio sta ancora più sotto. L'indigenza muove la conversione. Non è un motivo nobile, ma è quanto accade al nostro giovane che a questo punto, quando neanche il desiderio delle carrube trova esaudimento, dice il testo, ritornò in sé. Da questo atteggiamento con cui il giovane si pone in discussione si avvia una riflessione interiore, un parlare tra sé e sé con cui egli prende coscienza della condizione in cui si è gettato. Non è, ripeto, un motivo nobile che fa iniziare la conversione di questo giovane. Un motivo molto materiale. Aveva fame e nessuno gliene dava. Ma è proprio questa condizione materiale. Peraltro, dal soliloquio, dal parlare tra sé e sé del giovane, non emerge quella che noi potremmo chiamare una vera conversione. Emerge solo la presa d'atto che la situazione di bisogno in cui si trova può trovare una soluzione solo in un ritorno alla casa del padre, dove avrebbe potuto trovare spazio non come figlio, ma tra i salariati, e quindi avrebbe potuto condividere con questi il nutrimento necessario alla vita. Quindi il confronto che il figlio fa non è con il fratello che è rimasto a casa, non dice mentre mio fratello ha a casa tutto io sto qui, no, io sto qui nel bisogno, nella mancanza di tutto, mentre i salariati in casa di mio padre hanno di che mangiare. La lontananza dal padre,
gli ha fatto perdere il volto e del fratello e del padre. Nel suo orizzonte c'è solo un padrone e dei salariati. Quell'uomo dalla cui casa si è allontanato non ha più per lui le fattezze di un padre, ma quelle di un padrone da cui si può ottenere un lavoro, come un qualsiasi bracciante. Così potrà uscire dall'indigenza, ma, notate, resterà in una condizione sociale degradata, disprezzata, il bracciante, non l'uomo libero. La consapevolezza che egli prende grazie al bisogno si fa progetto e il giovane si prepara all'incontro con il padre, si prepara formulando le parole che egli intende usare. Sono parole che includono il riconoscimento del peccato, dell'offesa fatta al padre nel momento in cui ha sperperato i beni che dovevano assicurargli la vita. È un vero peccato quello commesso dal giovane e, come ogni peccato, non solo ha offeso l'altro, il padre, ma ha offeso anche Dio stesso, il cielo. Peccato di fronte a te, di fronte al cielo. Verso il cielo e davanti a te. Se dal bisogno siamo passati alla consapevolezza del peccato, non siamo però ancora giunti a riconquistare la coscienza di chi sia egli, chi sia il padre. Lo chiama padre, ma non si sente più suo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Di fatto gli si rivolge come si parlerebbe a un padrone. Non crede di potersi accostare a lui in nome di un legame filiale che ormai egli considera perduto per sempre, ma solo come un bisognoso che aspira a un lavoro che gli dia il sostentamento. Egli pensa di poter tornare a vivere da uomo, ma non di poter tornare ad essere un figlio. Ecco, potrà sembrare un po' deludente questo cammino di conversione, a volte quando invece si utilizza questa parabola per esortare alla conversione non si tiene conto che la dinamica della conversione non è per affatto una dinamica nobile così come viene descritta nella parabola. Però a un'analisi più profonda questa dinamica, questo cammino si mostra estremamente lucido e realistico. Perché cadere nel peccato non significa semplicemente compiere questo o quell'atto malvagio, ma significa ferire la propria identità fino a perdere i riferimenti sostanziali della vita. Se non hai più questi riferimenti non puoi da subito dire che Dio abbia misericordia di me, no, dire ho la pancia vuota, questo è il primo riferimento. Da un abisso di questo genere non si esce per una subitanea ripresa di se stessi, ma con un faticoso brancolare nel buio. La complessità del cuore dell'uomo non può escludere che anche il bisogno possa essere una via che conduce fuori dall'abisso attraverso un recupero graduale dell'orientamento. Non dobbiamo disprezzare questo realismo della parabola, ma soprattutto il modo con cui il figlio minore si pone di fronte all'esigenza del ritorno a casa è tale da mettere in risalto l'assoluta gratuità del dono che il padre sta per fargli. Non è che il figlio si è convertito e il padre gli dà il premio. Quando arriva a casa non è convertito per niente, è solo affamato. È solo consapevole che da solo non ce la fa più e ha bisogno di un padrone. Questo esalta ancor più l'atto gratuito che vedremo farà il padre. Tutto ciò che l'attende non è che grazia, solo grazia. Egli non è in grado di pretendere nulla, non ci sono meriti per cui egli può rivendicare qualcosa davanti al padre. Vedi come sono bravo, mi sono convertito e allora dammi. Nel cammino di conversione ciò che all'uomo è chiesto non è rendersi degno del dono che lo aspetta, ma solo mettersi nella condizione di accettarlo. E quanto più indegna è la coscienza di sé, anzi, tanto più grande apparirà il dono. Se mi autogiustifico
prima di ricevere la misericordia, già sto fuori strada. Non c'è posto per la misericordia se mi sono giustificato da solo. Lo stesso avvio del cammino è già grazia, come lascia intuire il nostro racconto, quando fa risorgere sulle labbra del peccatore la parola Padre, di cui pur aveva perso la memoria, non essendo neanche in una condizione di uomo assimilato alle bestie. Mi affido ancora alle parole di Papa Francesco, questa volta tratte dalla bolla di indizione dell'anno santo, per commentare tutto questo. Nella misericordia, scrive il Papa, abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, senza nulla chiedere in cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la preghiera quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto». L'aiuto che invochiamo è già il primo passo della misericordia di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo. Conclude il Papa, e il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza, la sua vicinanza. Questa nascosta chiamata che emerge nelle parole del figlio minore. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Ecco, tutto questo che già fa prevedere la presenza del Padre, già preannuncia la presenza del Padre nella vita del figlio, ci dice che la decisione è presa, si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Io gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Nella seconda sezione della prima parte è la sezione in cui si ricostruisce il rapporto filiale e l'iniziativa passa nelle mani del padre, anzi prima che nelle mani, nel suo sguardo, perché il primo dei gesti che viene compiuto è appunto lo sguardo con cui, quando il figlio è ancora lontano, il padre lo vede. Sì, è vero, la seconda parte della conversione del figlio nasce, sì, dal suo alzarsi e tornare. Ma ciò che accade anzitutto in questo ritorno non si deve al figlio, ma al padre, che nel suo cuore non lo aveva mai allontanato. Chi torna è un servo. Ciò che lo fa ridiventare figlio incomincia da quello sguardo. Lo sguardo del cuore è ben più penetrante di quello della fame e del bisogno. Ed è uno sguardo che abbrevia le distanze, perché il padre non attende che il figlio giunga fino alla porta di casa, cioè compia tutto il tragitto del ritorno a casa, ma lo precede, lo raggiunge, quando è ancora sulla strada, nell'impazienza di un ricongiungimento da sempre sperato. Il figlio non riesce a fare neanche tutto quello che voleva. Tornerò a casa, non ci arriva a casa, perché il padre arriva prima della casa. Così nell'atto finale l'incontro appare come dovuto allo slancio del padre, che annulla la separazione, senza attendere che il figlio paghi fino in fondo il prezzo della distanza che aveva messo tra sé e la casa paterna. E questo il padre lo fa con un comportamento che appare anche poco consono alla sua età e al suo ruolo. Gli corse incontro. Un anziano che si mette a correre non è un bel vedere. Ma a muovere così il padre è la compassione. Ebbe compassione.
il verbo è splanchnizomai, essere misericordioso, che esprime un amore viscerale. Splankna è la viscere dell'uomo e della donna. E quindi uno sconvolgimento, noi diremmo, dalla profondità del cuore. Il semita, l'orientale, dice invece dalla profondità delle sue viscere, sconvolte. Questa è la misericordia, uno sconvolgimento viscerale. La misericordia appare qui come ciò che muove tutto l'agire del Padre. Ebbe compassione, che ne ha guidato la liberalità nell'accogliere il desiderio di autonomia del figlio. La misericordia ha sorretto l'attesa del ritorno del figlio. La misericordia lo ha fatto trovare vigile il padre sulla porta di casa ad accoglierlo, a precederlo. Ora la misericordia spinge il padre a precederlo correndogli incontro. Ritroveremo questa misericordia in altre parabole evangeliche, ma soprattutto essa è un carattere che gli evangelisti attribuiscono a Gesù stesso, ed è ciò che per l'appunto scandalizzava e irritava i suoi oppositori. L'accoglienza di Gesù era l'espressione della misericordia, e ciò che non accettano scribi e farisei è la misericordia di Gesù. Mi fido di nuovo alle parole di Papa Francesco per una sintesi di come i Vangeli ci presentano questo atteggiamento di Gesù. Scrive il Papa, sempre nella bolla dell'indizione dell'anno santo: Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo che erano stanche, sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del cuore una forte compassione e misericordia per loro. E in forza di questo amore compassionevole guarì i malati che gli venivano presentati, e con pochi pani e pesci sfamò grandi folle. Prima ancora insegnò loro. Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non era altro che la misericordia con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più vero. Quando incontrò la vedova di Nain, che portava il suo unico figlio al sepolcro, provò grande compassione per quel dolore immenso della madre in pianto e le riconsegnò il figlio, risuscitandolo dalla morte. E ancora, dopo aver liberato l'indemoniato di Gerasa, gli affida questa missione: annuncia ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Anche la vocazione di Matteo, sapete quanto il Papa è legato a questo episodio, è inserita nell'orizzonte della misericordia, fino a farne il motto del suo episcopato e ora del suo pontificato. Miserando ac eligendo. Insomma, il sentimento che muove il padre della parabola è lo stesso che muove Gesù nel suo ministero messianico, nel suo chinarsi sulle ferite e le debolezze degli uomini. Nel padre della parabola questo sentimento si traduce anche in gesti di affetto inusuali. Si getta al collo del figlio, dice il racconto, così che gli impedisce che il figlio si getti ai piedi, come avrebbe pur dovuto fare. Lo bacia in segno di perdono, non tenendo conto del fatto che la vicinanza del figlio ai pagani e del figlio stesso ancora ai porci lo aveva reso un uomo impuro. L'amore del padre è tale da nascondere la sua autorità, o meglio la sua grandezza, si mostra proprio in questo amore. A questo punto finalmente il figlio riemerge da questo abbraccio del padre e incomincia a pronunciare le parole che si era preparate. Ma il padre lo ferma prima che egli possa completare le sue parole con la frase finale, quella: trattami come uno dei tuoi salariati. Non riesce a finirla la frase con queste parole, quella che avrebbe segnato la distanza dall'uomo che gli era venuto incontro e lo aveva sommerso d'affetto. Il padre lo previene chiedendo ai servi di compiere tre gesti che invece esprimono proprio la totale reintegrazione di questo uomo nella condizione di figlio nella casa. Una veste lunga e preziosa, cioè una veste che indica la dignità della persona, la dignità di figlio, meglio. La veste bella, alla lettera, la veste prima,
la prima, quella filiale che era stata conservata dal padre, e ora il padre tira fuori dall'armadio, dalla cassapanca, per rimetterla sulle spalle del figlio. Poi c'è l'anello, cioè il sigillo, che era lo strumento con cui si esercitava il potere sulle cose della casa, era quello che si imprimeva sugli oggetti o sulla ceralacca dei documenti, per dire appunto chi aveva autorità e poteva essere il padrone, e distingueva appunto il padrone dal servo. Poi lo fa calzare, la calzatura è segno dell'uomo libero rispetto allo schiavo che invece andava scalzo, ma la calzatura è anche segno del potere, perché rimanda al gesto con cui si misurava a grandi passi un terreno quando se ne prendeva possesso. Quindi uno comperava un terreno e il gesto con cui se ne appropriava era quello di calzare in piedi e compiere a grandi passi il circuito del terreno stesso. Il figlio dunque è reintegrato pienamente nella famiglia, nel suo ruolo di figlio, è partecipe dell'autorità e del potere del padre. Ma al padre questo non basta. La reintegrazione ha portato una così grande gioia nel suo cuore che egli sente il bisogno di condividerla nella festa. Questo tema della festa e della condivisione lo abbiamo visto anche nelle prime due parabole come punto emergente di tutto il processo di ritrovamento e di ricongiungimento del pastore con la pecora, della donna con la moneta. Torna questa immagine di gioia condivisa. Si potrebbe dire che tutto è tornato come prima, cioè prima dell'allontanamento del figlio minore, una lontananza che non appare lasciare alcuna traccia nel cuore del padre. Non c'è un rimprovero da parte del padre, non c'è una lamentela perché sei stato lontano così tanto, mi hai fatto soffrire, no? Queste sono cose da uomini. Anzi, questo ritorno segnato dalla festa appare aver introdotto ancor più gioia nella casa. E si può ben pensare che senza quel tradimento in quella casa non ci sarebbe stata una festa così grande. Vengono in mente le parole del preconio pasquale: davvero era necessario il peccato di Adamo che è stato distrutto con la morte di Cristo. Felice colpa, si canta la notte di Pasqua, che meritò di avere un così grande Redentore. Che l'accostamento non sia indebito lo mostra lo stesso narratore, che a questo punto rilegge l'intera vicenda del figlio in termini salvifici e in termini pasquali. Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Quel che accade nel battesimo dei neofiti. Si potrebbe obiettare che la seconda parte dello stico indebolisca la prima, era perduto e è stato ritrovato, che con estrema chiarezza assimila la situazione del peccatore a quella della morte e la sua salvezza a una risurrezione. Ci aiuta San Paolo qui, lettera agli Efesini capitolo 2. Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere in Cristo. Era morto ed ora è tornato in vita. Per grazia, dice Paolo, siete salvati. Con Lui, con Cristo, ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Ma tornando alla seconda metà dello stico finale di questa espressione, quella che parla del perdere e del ritrovare, che ho detto potrebbe sembrare aver indebolito la forza dell'argomentazione, perché perdere e ritrovare è meno che morire e risorgere.
Però qualcuno ha pensato che esso sia stato introdotto dall'Evangelista per legare con la medesima immagine perdere e ritrovare questa parabola alle due precedenti parabole che finivano alla stessa maniera. In realtà, anche se ciò fosse, nel contesto della nostra parabola, dire che il figlio era perduto ed è stato ritrovato vuol dire che la conversione si compie non per il cammino fatto dal figlio. Non dice si era perduto e si è ritrovato ed è tornato, ma per i passi fatti dal padre. È il padre che lo ha ritrovato, perché è lui che lo restituisce con quegli ultimi passi, con la veste, con l'anello, con i calzari, alla condizione di figlio a cui egli non pensava più di poter sperare. Trattami come uno dei tuoi salariati. Convertirsi, in altre parole, non significa tornare da servi nella casa, ma essere restituiti figli. E questo non lo possiamo fare da soli. La conversione non è esito del percorso dell'uomo, magari fatto di penitenze, di digiuni, possiamo fare anche i salti mortali, ma non saremo mai capaci di restituirci la vita se siamo morti, di restituirci figli se siamo diventati servi. La conversione è dono libero di Dio. Non ci convertiamo e allora veniamo giustificati, ma Dio ci giustifica e per questo ci convertiamo. Figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Brevemente quest'ultima parte della parabola. Siamo all'ultimo tratto del racconto dove entra in scena un personaggio che finora era rimasto nell'ombra, il figlio maggiore. Sapevamo che c'era un maggiore visto che c'era un minore. Costui torna dal lavoro, dai campi, trova la casa in festa e non riesce a darsi ragione del motivo per cui c'è questa festa, per cui chiede informazioni a un servo. Questi riferisce l'accaduto secondo l'evidenza dei fatti: tuo fratello è tornato, eccetera, ma non rende esplicite le ragioni che li hanno mossi. Per questo il perché il padre fa festa. Per questo il figlio maggiore non trova convincenti motivi per entrare in casa e a condividere una festa di cui non riesce a coprire il perché. Alla compassione del padre, alla misericordia del padre, fa dunque da contrasto l'ira di questo fratello. Egli si indignò. Ancora una volta è il padre che deve muoversi e andare incontro con l'invito a condividere la gioia. Uscì a supplicarlo. La risposta del figlio maggiore è fredda, come potrebbe esserlo la contabilità dell'amministratore di casa. Fa il conto degli anni che è stato lì, fa il conto delle cose che gli sono state date. Il conto include molti anni della sua operosità a favore della casa, l'esecuzione di tutti i comandi ricevuti fedelmente, l'assenza di ogni regalia, ogni regalo, ogni omaggio da parte del padre, a sottolineare appunto la sua fedeltà. Non ha fatto tutto perché gli si dava regali.
Tutto questo fa da contrasto il comportamento del fratello minore, che ha sperperato con le prostitute la sua parte di patrimonio, che erano pur sempre le sostanze, torna il termine, sostanze, cioè ciò che dà vita, che erano state radunate del padre. Certo, aspettavano il minore, ma chi le aveva fatte queste sostanze, chi le aveva costruiti questi beni, era pur sempre il padre. E ora questo fratello maggiore trova questo che ha sperperato tutto premiato al suo ritorno. Ciò che colpisce nelle parole del figlio maggiore è la rivendicazione della sua fedeltà, la concezione della propria presenza nella casa come un servizio: ti ho servito in tutti questi anni. Cioè una presenza da schiavo, atteggiamenti tipici dei farisei, rimproverati per questo da Gesù. Ma soprattutto colpisce l'assenza della parola padre, non gli chiama mai padre, che è ridotto a un tu generico, come pure manca la parola fratello, ridotto a questo tuo figlio. Il problema del figlio maggiore è che, senza accorgersene, e questo è il vero problema, anch'egli ha consumato i propri legami familiari e ha perduto la sua identità. Non c'è stato bisogno di andare nel territorio pagano, stava lì dentro casa, ma non si sente più un figlio, si sente servo, non si sente più fratello, ma si sente un estraneo rispetto a ogni legame familiare. Chi è lui? Neanche lui più lo sa, visto che non sa chi è suo padre e chi è suo fratello. Anche egli ha perso la propria identità, il suo essere. Non gli averi, ma l'essere, sta alla stessa situazione del fratello minore. Invece questi legami familiari sono ben chiari agli occhi e alle parole del padre. Per lui quello che ha di fronte è un figlio. Figlio, tu sei sempre con me. E se egli non ha, e anche se egli ne ha perso coscienza, lui non si sente più figlio, ma resta figlio per il padre. E questo figlio ha un fratello, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, anche se non riesce a riconoscerlo. Sta qui la differenza tra Dio e gli uomini. E quindi la differenza tra Gesù e i suoi oppositori. Per Dio gli uomini restano sempre figli, sempre, anche quando sembrano perduti, lontani o vicini, ma perduti. Per lui restano sempre figli, siamo sempre figli suoi. E chiede che essi sempre si riconoscano tra loro fratelli, abbandonando ogni motivo di rivendicazione reciproca, che se ci mettiamo a rivendicare, facciamo presto, diventiamo l'un contro l'altro, non più fratelli tra di noi. Nulla è stato tolto a questo figlio che non si riconosce più tale, perché la sua parte di patrimonio la custodisce ancora tutta il padre. Ma il racconto non evidenzia questo aspetto di giustizia distributiva. Infatti il padre poteva dirgli: a te non tocca nulla, perché la tua parte sta ancora qui, conservata da me. Ma non è questo il problema, bensì il fatto che ciò che conta nella casa non è su quanto ciascuno può contare, e uno l'ha perso e l'altro invece ce l'ha ancora, ma ciò che conta in questa casa è la comunione che in essa viene assicurata dalla presenza del padre. Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ciò che conta non è avere o non avere, ma essere con il padre, perché chi è con il padre ha tutto. Tutto ciò che è mio è tuo, in quanto diventa partecipe non tanto delle sostanze del padre, ma dell'amore del padre. Sta qui la più grande misericordia di cui tutti, presunti giusti e riconosciuti peccatori, hanno bisogno. Se non si è alimentati da questo amore misericordioso che ci viene comunicato dalla comunione con il padre, si resta servi, schiavi di una religiosità magari fedele: ho sempre compiuto il mio dovere, ma che priva dell'autentica dignità, la sola
che ci deve preoccupare, non il fare il dovere. Ma cosa siamo, non ciò che facciamo. E questa dignità è quella appunto dei figli. Qui è il nodo di tutta la parabola, mi capite? Non è tanto il ritorno, come si fa a ritornare a conversione. Questa non è una parabola per convertire la gente. Questa è una parabola per far riconoscere che solo la comunione con l'amore del Padre è capace di rigenerarci. È una parabola su Dio, non sui peccatori. Ci svela il volto di Dio e il bisogno che noi, tutti peccatori, non i peccatori e noi, tutti peccatori, figli minori e figli maggiori, tutti peccatori, abbiamo bisogno di un Padre che ci ami. Il ritornello finale, che riprende le parole del Padre che hanno introdotto la festa, diventa ora un appello al figlio maggiore e suona come risposta alle mormorazioni per cui Gesù ha raccontato le tre parabole. Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Scribi e farisei non temano di accostarsi anche loro a Gesù e a condividere con lui la festa per i peccatori che egli incontra. Non tema la Chiesa di sporcarsi e di ferirsi nel suo farsi ospedale da campo, ci direbbe Papa Francesco. L'uscita verso le periferie che gli ci chiede implica la condivisione di questa apertura del cuore che segna il volto del Dio di misericordia. Qui sono parole del Papa: l'architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutta la sua azione pastorale dovrebbe essere avvolta dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti. Nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell'amore misericordioso e compassionevole. Senza la testimonianza del perdono, tuttavia, rimane solo una vita infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto desolato. È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell'annuncio gioioso del perdono. Chiude così il Papa e così io chiudo. È il tempo del ritorno all'essenziale, per farci carico delle debolezze e della difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risuscita vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza. Questa misericordia ora invochiamo dal Signore nel canto finale. Con te.
Eminenza, oggi è il suo compleanno e insieme gli facciamo gli auguri, la ringraziamo per la sua presenza e per la sua azione pastorale. Grazie, grazie Don Giancarlo, grazie a tutti voi. Quanto più mi invecchio, tanto più si accorcia la vostra penitenza, quella di sopportarmi.